Benvenuti a questo nuovo video. Allora, sistemiamo la telecamerina. Che cosa andiamo a vedere oggi? Un prodotto un po' particolare. Un prodotto che sto aspettando da tanto, ragazzi, tanto, tanto. Me lo sono riuscito, cioè sono riuscito a procurarmelo in qualche modo. Non è ancora in commercio, o perlomeno è in preordine, anche se da questo fine settimana sarà commercializzato nei Best Buy, ovviamente non parliamo dell'Italia, ed è, come dice la dicitura sulla scatola, It's time to meet the pebble. Ecco a voi il mio amore, quanto sei bello. Allora, per chi non vivesse sulla Luna, questo è un progetto nato su Kickstarter. Ed è uno smartwatch, ma è uno smartwatch un po' particolare. Non mi sto qui a sciorinare le caratteristiche tecniche perché non me le ricordo, quindi è inutile che vi do i centimetri, sarà 3x2x5 per boh. Me li andate a vedere su getpebble.com. Qui. Questa scatola è la scatola delle edizioni per chi ha fatto diciamo, il backorder su Kickstarter. E infatti, adesso lo togliamo dalla scatolina, c'è scritto Kickstarter Edition. E oltre all'orologio, che ovviamente è già acceso perché questo non è un unboxing, c'è un cavo USB un po' particolare perché ha un aggancio che è questo qui. Che è praticamente un aggancio magnetico, come un po' come il MagSafe di Apple, o se vogliamo dirla, l'attacco del Surface. Questo serviva a coprire il nome sulla scatola. E diciamo che è un po' un problema questo attacco perché funziona da Dio, cioè si aggancia in un attimo e qui di lato l'attacco e si aggancia, vedete, senza il minimo sforzo. Io lo sto reggendo dal filo, ma si aggancia senza problemi. Nel momento in cui dovesse rompersi questo cavo, io non so dove andrò a sbattere la testa. Perché il Pebble e non uno smartwatch, che adesso eccolo qui, così vi posso far vedere anche la dimensione con lo smartwatch di Sony. Perché non questo, ma questo è un ottimo prodotto, l'ho usato moltissimo, ma ha due grossi problemi. Il primo, la batteria, cioè dura una giornata se non ci fate un cazzo. È un continuo caricarlo. Il secondo problema è il display, perché montando l'AMOLED è un orologio che non si vede al sole, ragazzi. Cioè, un orologio che non si vede al sole, è qualcosa di incredibile. Detto questo, come funziona il Pebble? Allora, ha un display. Adesso io non vorrei dirvi una stupidaggine, quindi le caratteristiche tecniche, come detto, ve le andate a vedere da soli. Comunque, ha un display e-ink o e-paper, se non sbaglio. Dovrebbe essere però boh, vabbè, comunque è un display diverso, cioè si pensava fosse un display come quello del Kindle. Non è come quello del Kindle è leggermente migliore perché consuma ancora meno batteria. È comunque un display LCD, però ha una tecnologia, infatti bianco e nero, ha una tecnologia tale che permette un consumo ridottissimo. Infatti la batteria dovrebbe, e ripeto dovrebbe perché mi è arrivato oggi a pranzo, anzi dopo pranzo, la solita caccia al corriere. Dovrebbe riuscire a garantire un'autonomia di circa 5 giorni, 7 giorni, 6 giorni, 3 giorni. A me, anche se fa 2 giorni, vedo Dio perché, ragazzi, abituato con lo smartphone caricato ogni giorno e questo caricato ogni giorno. Ho letto oggi la notizia che sta uscendo lo smartwatch 2 proprio in questi giorni in Inghilterra, se non sbaglio. Non so come sarà, sinceramente, ma io amo il mio Pebble e ce l'ho, cioè l'ho appena preso. Allora, a livello di display, io non so se dalla telecamera si vede, praticamente nel momento in cui lo guardate un po' di lato, che poi è la visuale, vedete, si dovrebbe vedere dalla telecamera, che avete quando voi mettete il braccio così e insomma guardate l'ora, quindi un po' di sguincio, termine tecnico, si vede più luminoso ed è molto visibile. Tra l'altro, avendo l'accelerometro, sia accelerometro che motorino di vibrazione, questi sono i sensori che ha. Nel momento in cui lo agitiamo, si accende diciamo la backlight. Vedete per un attimo.
E si vede ancora di più, quindi è anche visibile di notte. Però vi assicuro che è visibilissimo al sole, ovviamente al buio è ovvio che sia visibile, ma al sole si vede benissimo. Il cinturino è in gomma, credo, silicone gomma. Non è sicuramente, sembra un. Allora, costa 150 dollari. Per 150 dollari uno magari si aspetta una cosa un po' più, materiale un po' premium. Io no, sinceramente mi piace tantissimo, è leggerissimo, ragazzi, non si sente neanche al polso ed è veramente comodo perché è molto flessibile il cinturino. Ovviamente, essendo un cinturino standard, potete andare dall'orologiaio, che ne ho visti già tanti in rete, nei video e cose del genere, e cambiarci il cinturino senza problemi. Come funziona il Pebble? Funziona ovviamente associato ad uno smartphone, che può essere, la cosa bella è sia iPhone sia Android. Ovviamente con Android avrete più possibilità di personalizzazione. Attenzione, su iOS funziona solo messaggi, telefonate, notifiche per messaggi, telefonate e, se non sbaglio, email, ma mi sembra di no, non vorrei dire una stupidaggine. Comunque andatevi a informare, perché non l'ho provato con iOS e non ho intenzione di farlo. Ci sono dei tweak tramite Cydia per avere funzionalità un pochettino più avanzate anche su iPhone, però così pulito potete farci abbastanza poco e ovviamente gestire il telefono, oltre a gestire il telefono. Scusatemi, l'orologio che funziona anche senza telefono. Attenzione, perché lo smartwatch ha bisogno comunque di una connessione continua anche per mantenere l'ora. In uno degli ultimi aggiornamenti hanno risolto questo problema, ma comunque per un periodo limitato. Ovviamente Bluetooth, quindi richiede che sia attivo il Bluetooth sul telefono e ovviamente su, l'ho detto già ovviamente mille volte, su Android avete molta più possibilità di personalizzazione. Non parlo di personalizzazione delle watch faces, che sono queste che vedete adesso, cioè la facciata, diciamo, dell'orologio. Questa è una scaricata da internet ed è quella che ho scelto, mi piace molto con questo tipo di animazione. E oltre alle watch faces potete scegliere, gestire sempre il telefono, l'orologio e le notifiche che vi darà. Quindi io posso far notificare all'orologio qualsiasi tipo di notifica mi arrivi sul telefono ed è grandiosa questa cosa, che sia di Facebook, Twitter, che sia le mail, che sia un gioco, che sia WhatsApp, Line o SMS o quello che volete. Vi faccio vedere un po' l'orologio, sperando la messa a fuoco mi aiuti. Abbiamo tre tasti qui che sono su, giù e conferma, e questo è il tasto back. Non abbiamo più tasti. Allora, entriamo nel menu e abbiamo, vedete, Music, Set Alarm, Watch Faces, Settings e Pebbles, che vi faccio vedere dopo. Allora, in Music, tramite l'applicazione sul telefono, potete controllare qualsiasi, ripeto, qualsiasi applicazione musicale voi avete installato. Quindi il lettore musicale, cioè il telecomando musicale, è universale, funziona con PowerAmp, funziona con Pandora, funziona con l'applicazione per i podcast, funziona con Spotify, funziona con Google Music, funziona con il player di Android standard. Se andiamo su Music, infatti, vediamo che cosa succede. Io non so se avevo già aperto Spotify qui sopra. Questo tema è Romo Round, che gira su Nova Launcher. Allora, se io premo adesso, però la luce del telefono mi oscura quella del. Ok. Se io premo conferma, cioè il play, praticamente il tasto centrale che fa da play, vediamo cosa succede. Ovviamente non succederà nulla. Vabbè, il bello della diretta. Apriamo Spotify e vediamo se riusciamo a far partire una canzone. Ecco qua. Posso andare avanti, avanti, avanti. Ovviamente posso tornare indietro e stoppare, perché altrimenti YouTube mi scassa le scatole. Questo era il player musicale e può essere configurato. Possiamo impostare un allarme, tolgo questo perché altrimenti non si vede più niente. Possiamo gestire le watch faces e possiamo andare nelle impostazioni, che ci permette di dare Bluetooth on e off e il telefono che è stato associato. Data e ora, perché come vi ho detto può essere impostato anche al di là diciamo, del telefono. Il display, ve le faccio vedere tutte. Backlight automatico, cioè diciamo, la retroilluminazione che viene gestita in automatico dall'orologio.
Motion backlight è quella che con lo shake si accende la luce. Notification on, ovviamente sono le notifiche. E il font size che possiamo scegliere tra small e medium e grande, insomma. E pure la vibrazione che possiamo disattivare ed attivare. In about e shutdown abbiamo ovviamente le informazioni sull'orologio e lo spegnimento. E poi c'è factory reset per riportarlo allo stato iniziale. Watch faces, divertiamoci un po'. Torniamo indietro. Ecco qui. Allora, questa è quella che piace a me. Se andiamo giù, possiamo vedere le altre facciate, diciamo. Queste sono alcune delle facciate che io ho installato e ce ne sono a migliaia già. E calcolate che il prodotto non è ancora uscito. Queste Zelda, vedete, 20 e 20, credo. Ho 28, non so. Queste Zelda e ce ne sono veramente tante. E calcolate che il prodotto ancora c'è gente che lo sta aspettando, e soprattutto developers. Quindi, nel momento in cui vedete, è scattato il minuto, quindi cambia. È bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Nel momento in cui sarà più largamente diffuso, sicuramente ne tireranno fuori il mondo di cose, un mondo di cose. Questo è l'orologio di Doom 20 e 29 con l'animazione del demone e praticamente il personaggio che spara e uccide il demone allo scattare di ogni minuto. Super Mario che salta e fa cambiare le cose. Questo qua è, vabbè, piccolo così. Poi abbiamo questa animazione continua, 20 e 29, e poi abbiamo le boobies che saltano e che dovrebbero animarsi sempre ogni minuto, se non sbaglio. Torniamo alla mia preferita. Il bello di Pebble è che oltre a queste watch faces tramite l'SDK si possono installare anche delle applicazioni, dei giochi. Ci sono applicazioni per i runner, ci sono applicazioni che fanno da stopwatch, ci sono più o meno infinite possibilità, sempre perché c'è una SDK aperta e c'è anche Peblis. Questo è uno dei pochi giochi che ho installato. Magari siamo tornati ai tempi dei Nokia, quelli che adesso vendono a 25 euro, però ragazzi, cioè, vi fa capire come comunque le possibilità, opla, io sto scomodissimo con la cosa, le possibilità siano infinite. È veramente una cosa fantastica. Allora, mettiamo da parte per un secondo l'orologio. Bello di papà. Allora, come funziona invece il come funziona invece il l'applicazione? Io ho due applicazioni qui, quella di Pebble e Pebble Notifier. Quella di Pebble praticamente mi dice che è connesso, abbiamo Watch Apps. E praticamente qui vengono racchiuse tutte le watch faces e tutte le watch app. Infatti, se vedete, ci sono i vari titoli, diciamo, delle facciate degli orologi installati. E assieme c'è anche Pebblis, che è un'applicazione. Una cosa molto una nota negativa di questo orologio è che non ha molta memoria. Quindi quelle che vedete sono il massimo di applicazioni che possono essere installate. Quindi dovete vedere, ovviamente, uno non è che se mette ovviamente all'inizio. Lo fa, però non è che stai lì a installare qualsiasi tipo di facciata di orologio. Installi una o due che ti piacciono e togli le altre. Io adesso ce l'ho perché devo far vedere le tette che ballano. Quindi, nel momento in cui andremo a installare adesso una nuova Watch Apps o Watch Face, ci dirà che comunque la memoria è piena. Poi abbiamo. Ah, possiamo fare. Vi faccio vedere come funzionano le notifiche. Allora. Sample notification, per esempio, se arriva un'email, vedete, vibra e abbiamo l'email e possiamo anche leggerla. Ovviamente non possiamo rispondere, ma possiamo comunque leggerla. Se ci arriva un messaggio, eccolo qui il messaggio, ve lo faccio vedere che magari si vede meglio da qui. Una chiamata, la chiamata è, no, si vedeva meglio così. Questa è la chiamata, come vedete, l'orologio continua a vibrare finché noi non rifiutiamo la chiamata. Oppure non rispondiamo, insomma, e qua abbiamo anche le informazioni sulla chiamata in corso. Molto bello. Torniamo indietro. Ok, chiamata terminata. Come se torna indietro. Ok, nelle impostazioni possiamo impostare il Bluetooth. Vabbè, qua andiamo nelle impostazioni del telefono. Le notifiche, quindi manda sempre no le notifiche. O io ho messo che quando lo schermo del telefono è acceso non arrivano notifiche sull'orologio, perché se sto usando il telefono non me ne frega che mi arrivino sull'orologio.
abilita le notifiche da applicazioni di terze parti, quindi chiamate, messaggi, calendario, email e Google Talk Hangout e Facebook, Google Voice e WhatsApp sono le applicazioni supportate. Ma se andiamo su Pebble Notify, abbiamo tutto il nostro bel telefono, tutto quello che abbiamo installato, ovviamente scatta perché sono centinaia di applicazioni, e per esempio io ho impostato che, se ci arrivo, eccolo qui, che per esempio le notifiche di Line, che non è un programma supportato dall'applicazione ufficiale, mi arrivano sull'orologio. Quindi se mi scrivono su Line, perché io WhatsApp non lo uso, infatti come avete visto non ce l'ho neanche installato perché è la merda, mi arriva direttamente la notifica sull'orologio. Questo è quanto. Io ovviamente lo sto usando da poco, ma mi ci sto trovando da Dio, è bellissimo e molto personalizzabile. E ovviamente c'è l'SDK, chiunque, ci sono addirittura dei siti online sui quali potete farvi le watch faces senza conoscere il minimo di SDK o programmazione. Basta oppare un'immagine se volete uno sfondo e impostarvi come volete l'orologio digitale, analogico, una scritta, quello che volete. Quindi è molto molto molto, come posso dire, versatile, molto versatile. È un prodotto eccellente, secondo me fa parte di quei prodotti che rappresentano il futuro. Non so lo smartwatch 2 come sarà in confronto a questo, però ha lo schermo a colori, credo che sia touch, ha l'NFC, non lo so, ha una piccola versione Android su. Io, questo è un prodotto che io devo caricare e poi scordarmelo, cioè deve essere un prodotto che io indosso la mattina e esco di casa, non devo stare lì ogni sera a staccarlo e attaccarlo. Magari lo smartwatch 2 sarà una figata, io non lo so. L'uno comunque era un buon prodotto, però soffriva di parecchi problemi. Non so se fidarmi di Sony di nuovo con il 2, ma sicuramente mi fido dei ragazzi di Pebble. Potete ordinarlo a 150 dollari, però facendo il preordine a costo zero, e attendere quando sarà il vostro turno per riceverlo. Io nel frattempo me lo godo. Ah, non chiedetemi come l'ho preso. Ciao!